Michelle Hunziker di recente ha rilasciato delle dichiarazioni e ha confessato qual è stato il suo primo colpo di fulmine. Michelle Hunziker ha fatto il suo esordio in TV da giovanissima. Prima modella, poi conduttrice TV, è diventata anche molto popolare per aver avuto una relazione con il già famoso Eros Ramazzotti, dal quale ha avuto una figlia, Aurora. Adesso, conduttrice affermata di Mediaset, è molto seguita anche sui social. Infatti, su Instagram si diverte a pubblicare video divertenti insieme alle figlie, ma non solo. Lei è anche molto apprezzata per il suo carattere sempre solare, allegro e divertente e per dire sempre quello che pensa. Di recente ha rilasciato alcune dichiarazioni, ad esempio, in cui ha confessato chi è stato un colpo di fulmine per lei. In queste settimane Michelle si trova in vacanza in Sicilia. Dopo una stagione televisiva molto impegnata, la conduttrice ha deciso di concedersi un po' di vacanza con la sua famiglia per recuperare le energie e tornare più in forma che mai. Infatti, prossimamente la vedremo impegnata nella quarta edizione di All Together Now con due speciali con i più piccoli. Ma di recente, il settimanale Gente ha pubblicato una dichiarazione molto interessante di Michelle. Ecco le sue parole. Il mio primo colpo di fulmine è stato per l'Italia. Il paese lo vedo ancora con gli occhi innamorati di una straniera apprezzandone tutte le meraviglie. Anche se, lo ricordiamo, Michelle ha la doppia cittadinanza svizzera e italiana. Insomma, per lei l'Italia è sempre stato il paese dei suoi sogni e continua ad esserlo anche adesso che ci vive e ci lavora stabilmente da tanti anni. Poche settimane fa, infatti, si era lasciata andare ai ricordi di quando, non ancora maggiorenne, veniva al mare in vacanza in Italia e per lei era il momento più bello dell'anno. Qui in questo post una bellissima dedica che la conduttrice ha voluto fare al mare del nostro paese.